Buonasera. Inizio io, ecco, con il racconto di un'esperienza, quale è l'esperienza di una comunità monastica. Ecco, può forse a molti di voi sembrare, almeno a livello più immediato, un po' strano che qui a riflettere su questo tema della sinodalità ci sia un monaco che narra qualcosa della propria esperienza monastica. Ecco, probabilmente vi è più spontaneo pensare al monastero come un luogo cui si va a pregare, a condividere qualche ora, qualche giorno di silenzio, per qualche confronto, qualche esperienza di accompagnamento spirituale. Forse è meno spontaneo e meno immediato immaginare che cosa abbia a che fare una comunità monastica con il tema e con l'esperienza sinodale. Spero che alla fine del mio intervento sia un po' più chiaro, però mi pare utile, almeno inizialmente, che ci sia la percezione anche di una certa distanza, con qualche misura senso di una certa estraneità. Mi pare utile, mi pare necessario, perché l'esperienza sinodale, il camminare insieme, significa anche questo: non è già da subito, sin dall'inizio, un cammino omogeneo, dove tutti hanno lo stesso passo, il medesimo ritmo, la stessa ampiezza di respiro. È piuttosto un imparare a camminare insieme, un apprendere l'arte difficile del far convergere i cammini, pur sapendo che provengono anche da punti di vista diversi, talvolta anche distanti, ma nella consapevolezza che è proprio questa diversità che a volte può rendere anche più faticoso, più complesso il camminare insieme, però questa diversità non costituisce un limite, ma anzi una ricchezza che crediamo venire dallo spirito e dalla sua fantasia. Quindi la presenza qui questa sera, tra le altre voci, anche della voce di una comunità monastica, ha anche questo senso, ecco, segnalare una peculiarità, anche una differenza, chiamata però a convergere, a integrarsi insieme ad altri cammini, dentro l'unico cammino, dentro quel camminare insieme che è il camminare del popolo di Dio. Ecco, San Benedetto nella sua regola vuole che l'abate, il superiore della comunità, convochi tutti i fratelli a consiglio e precisa che deve essere ascoltato anche il più giovane, che proprio a motivo della sua età, della sua inesperienza, della sua piccolezza, potremmo anche dire, ecco, rischia di essere trascurato. Ebbene, afferma San Benedetto che spesso Dio vuole rivelare le proprie vie proprio attraverso il più giovane. Ecco, mi pare che questa raccomandazione sia in piena sintonia con un gesto che Gesù compie nel Vangelo di Matteo proprio all'inizio del capitolo 18, che è il capitolo del primo Vangelo dedicato proprio alla vita della comunità cristiana e quindi anche al suo camminare insieme, quando, rispondendo alla domanda dei discepoli su chi sia il più grande, corrisponde con un gesto: prende un bambino e lo mette in mezzo, e con il bambino mette appunto il più piccolo, il più inesperto, il più giovane. E in questo modo pone al centro dell'attenzione colui che saremmo tentati di tenere ai margini, in periferia. Ciò che è decentrato viene collocato al centro. E in questo modo il centro, lo intuite, si sposta sempre. Ecco, questo gesto innesca un dinamismo continuo e la comunità, la Chiesa, è sospinta ad andare sempre oltre se stessa, a ritrovare un centro sempre nuovo, di convergenza. Credo che è anche quello che la nostra Chiesa, sta vivendo con il Sinodo Minore dedicato al tema della Chiesa dalle genti. Non c'è solamente l'importanza di riflettere su questo tema e di chiedere il consiglio di tutti, ma c'è proprio il fatto, mi pare, di rimettere al centro ciò che saremmo tentati di lasciare in periferia, di considerare marginale.
Ed è questa attenzione che rende dinamica la vita della Chiesa, proprio perché appunto la Chiesa è chiamata sempre a ricentrarsi su centri nuovi, su centri che rischiamo a volte di ritenere periferici o marginali. Ecco, questo mi pare che sia una prima testimonianza che la comunità monastica può offrire alla più ampia comunità cristiana, ecco, la capacità di mettere al centro il più giovane, il più piccolo, il più marginale. Ecco, la sinodalità chiede appunto che tutti abbiano voce, che tutti possano essere ascoltati, che tutti sentano la responsabilità di portare il proprio contributo. E quindi ecco, quello che desidero fare questa sera è anche cercare di dire, a partire dalla mia esperienza monastica, qualcosa che può essere significativo, ecco, per la vita della Chiesa nella sua ampiezza. Ecco, già accennato, ecco, per una comunità monastica è il capitolo, cioè la riunione in cui tutti i fratelli sono convocati per riflettere insieme, per discernere insieme, ad essere un luogo imminente in cui viviamo la nostra sinodalità. È il luogo di quel discernimento comune che è indispensabile al camminare insieme. Ecco, nello stesso tempo è possibile e anche necessario rovesciare un po' la prospettiva, e cioè è il camminare insieme che una comunità vive in tutti i diversi e variegati ambiti della sua vita che poi consente di operare in capitolo degli autentici discernimenti comunitari. Con cui mi pare possiamo trovare un altro apporto peculiare tipico che una comunità monastica può custodire e può offrire all'intera comunità cristiana. Ecco, le nostre comunità sono comunità stabili nel tempo, nello spazio, e dunque il camminare insieme, il discernere insieme affonda le sue radici in una vita che è condivisa in tutti i diversi ambiti, in tutte le diverse sue espressioni. Ecco, un'autentica sinodalità non può ridursi solo agli strumenti o agli ambiti delle riunioni, dei consigli, delle decisioni collegiali, che certo sono importanti, imprescindibili, però trovano, ecco, questi incontri, trovano la loro possibilità, la loro condizione dentro un effettivo camminare insieme, in quella che è una pratica più quotidiana, più feriale, fatta di una condivisione, sia pure a livelli diversi, della vita. Ecco, se il discernere e il decidere insieme non affondano le proprie radici in questo terreno comune, ecco, rischiano di rimanere un po' formali e a volte anche faticosi, complicati, non effettivi e non fecondi. È chiaro, ecco, la forma tipica di vita stabile di una comunità monastica non può essere riprodotta tale e quale in altri ambiti della vita ecclesiale. E però la comunità monastica, proprio a partire dalla sua esperienza vitale, può offrire questa indicazione alla vita più ampia della Chiesa. Cioè ci suggerisce in fondo di fare attenzione a queste dimensioni quotidiane, semplici, più basilari, di un cammino condiviso, che poi nutrono e anche configurano, plasmano quei momenti in cui è necessario radunarsi insieme, nelle varie forme possibili, per operare dei discernimenti comunitari e giungere anche a operare delle scelte concrete. Però dobbiamo essere consapevoli che i linguaggi autentici della comunione non nascono e non maturano soltanto dentro i luoghi deputati al dialogo e al confronto. Nascono e maturano prima e altrove, proprio nell'esperienza concreta, feriale, di una vita condivisa, che per noi significa anche il pregare insieme, il celebrare insieme, il riconciliarsi insieme, il lavorare insieme. Ecco, è lì, ecco, in questa vita condivisa, che matura poi anche il linguaggio autentico della comunione e della fraternità. Ecco, questo linguaggio che si apprende così in una vita condivisa nella reciprocità trova poi un luogo significativo di espressione quando ci riuniamo in capitolo. Il capitolo, ecco, questo anche già nella regola di San Benedetto e poi, ecco, nella pratica effettiva anche delle nostre comunità, non è semplicemente il luogo in cui occorre
prendere delle decisioni, giungere a operare delle scelte. Prima ancora e più radicalmente è il luogo dove vivere un discernimento comunitario, in cui ciò che è chiesto è di ascoltare, comprendere, interpretare ciò che il Signore rivela anche attraverso quel dialogo fraterno. Uso il verbo rivelare perché è il verbo che già San Benedetto usa nella regola stessa ed è un verbo importante che più di altri narra che cosa sia essenziale in questo radunarsi dei fratelli a consiglio. Ecco, San Benedetto nel capitolo terzo della regola afferma che tutti i fratelli siano convocati a consiglio perché spesso un giovane il Signore rivela, ecco il verbo, rivela ciò che è meglio. Beh, questa affermazione ci ricorda anzitutto che l'avverbio insieme, che è implicito nell'idea di sinodalità, è questo camminare insieme, va inteso in senso ampio e profondo, conosce una linea verticale e non semplicemente una linea orizzontale, cioè esige la consapevolezza che Dio stesso cammina insieme a noi. Ed è proprio dentro lo sforzo di questo cammino condiviso che rivela le sue vie. Questo significa che non le rivela né prima, né dopo, né accanto, né sopra, ma dentro, ecco, dentro questo discernimento comunitario. Ecco, per noi è centrale nella nostra esperienza di vita, di fede, l'ascolto della parola di Dio, tanto la parola che celebriamo nella liturgia, quanto quella che ascoltiamo, meditiamo nella lezione divina personale, ma ecco, questo ascolto della parola rimarrebbe parziale, incompleto, se non ci fosse anche questo momento capitolare in cui si torna a discernere questa parola, ciò che appunto Dio rivela, ma attraverso l'ascolto vicendevole di tutti i fratelli, ripeto, anche del più giovane. Per noi è significativo che spesso, ecco, ci si riunisce in capitolo per questo discernimento comunitario dopo essere stati subito prima in coro per vivere un momento di preghiera comunitaria. Ed è proprio il pregare insieme gli stessi salmi, ecco, l'ascoltare insieme la stessa parola, il celebrarla, il vivere insieme questi momenti liturgici che poi ci dà anche poi il linguaggio e anche la sensibilità, l'attenzione, la vigilanza per operare poi in capitolo questi discernimenti comunitari. E quando questo non funziona vuol dire che o non si vive bene la preghiera o il discernimento comunitario rischia di essere eccessivamente separato e di non essere un momento appunto di ascolto, di comprensione di ciò che il Signore desidera rivelare. E quel linguaggio è sempre molto rivelativo e a me pare interessante che nel nostro modo consueto di parlare usiamo il verbo celebrare, che è un verbo liturgico, anche per dire che celebriamo un capitolo, celebriamo un sinodo. Anche il capitolo di una piccola comunità monastica come la nostra, composta di 9 fratelli di voti definitivi, di 6 fratelli ancora in formazione, è di per sé una celebrazione. Perché il luogo in cui la parola di Dio torna a manifestarsi deve essere accolta, ascoltata, compresa e poi anche mediata, incarnata in scelte concrete. Ecco, l'utilizzo del verbo celebrare ci ricorda anche che la liturgia stessa costituisce non solo il fondamento, ma anche il modello, un modello di sinodalità, perché articola insieme l'agire comunitario con un agire specifico all'interno della stessa celebrazione. Ecco, quando celebriamo ci sono dei ruoli, ci sono dei ministeri, non tutti facciamo la stessa cosa. Tutti celebrano insieme, appunto, non perché tutti fanno la stessa cosa, ma proprio perché l'agire comunitario è reso possibile dal fatto che ciascuno fa quello che deve fare e con il rispetto di ciò che gli altri sono chiamati a fare. Per un agire sinodale occorre dunque anche una distinzione di ruoli, secondo il classico schema che è anche uno schema celebrativo, liturgico, del tutti, alcuni, uno. Uno presiede, alcuni svolgono dei ministeri, dei servizi, tutti celebrano insieme. E
Questa distinzione di ruoli deve essere anche orientata non semplicemente al conseguimento di un fine, arrivare ad una decisione, ma al fatto che questa decisione venga raggiunta attraverso un sincero processo di discernimento comunitario. E questa tensione è presente anche nei nostri capitoli, dove si intersecano e interagiscono tra di loro ruoli differenti. C'è il ruolo dell'abate, del priore, del superiore della comunità che presiede, c'è il ruolo dei singoli fratelli, abbiamo anche dei consigli, dei capitoli differenti, ecco, per le questioni più importanti sono tutti fratelli a dover essere convocati, per le questioni di minore rilievo l'abate, il priore può convocare un consiglio ristretto. Della tradizione era il consiglio degli anziani, adesso si è trasformato in un consiglio personale del superiore della comunità, il cui numero dei membri varia ed è proporzionato sulla base della grandezza della comunità stessa. Inoltre, appunto, c'è l'esigenza di ascoltare tutti, anche i più giovani. Ora, nelle nostre comunità, i membri del capitolo in senso stretto non sono, sono soltanto i fratelli di voti definitivi, di voti perpetui, anche perché possono impegnarsi a titolo definitivo in senso stretto nel capitolo solamente i fratelli che hanno già un impegno, un'alleanza definitiva con la comunità. Rimane però anche importante che coloro che sono in formazione abbiano comunque luoghi dove poter esprimersi, dove poter essere ascoltati e a loro volta ascoltare i più anziani, dove in particolare essere educati anche al dialogo fraterno e al discernimento comunitario. Per questo motivo, ad esempio, nella mia comunità, oltre al capitolo dei professi perpetui, ci sono anche le assemblee di comunità, dove appunto sono tutti invitati. Occorre, capite, allora trovare anche il giusto equilibrio nell'articolare bene i diversi ruoli, le diverse competenze, per non giungere a delle sovrapposizioni inutili, per coordinare bene i diversi ruoli, le diverse competenze, tenendo presente anche appunto la gradualità dei cammini formativi. Ecco, questo ci ricorda che l'agire sinodale non si improvvisa, va preparato, va educato, occorre formarsi, educarsi ad un discernimento comunitario. E la regola, già la regola di San Benedetto e poi la prassi concreta anche delle nostre comunità, è attenta a delineare quali siano anche gli atteggiamenti diversi che devono qualificare i diversi soggetti in gioco, il modo con cui chi presiede deve presentare la questione, su cui riflettere, come deve ascoltare, come fare sintesi, come chi deve consigliare deve esprimere il proprio parere e così via. E con tutto questo ci ricorda che è necessaria una maturità umana, spirituale, che appunto non si improvvisa, che richiede educazione, che richiede formazione. Ecco, la regola stessa, il capitolo terzo, insiste anche sul fatto che tutti abbiano come riferimento la regola loro maestra. C'è dunque l'esigenza di un riferimento a un principio più oggettivo. La regola però non va intesa semplicemente come un insieme di norme e di precetti. Questi non devono essere trascurati perché non è possibile un sinodo, un camminare insieme senza un metodo condiviso. Però la regola è anche qualcosa di altro e di più. Ecco, Benedetto nell'ultimo capitolo definisce il suo testo come minima regola per i principianti, per chi inizia il cammino. E ciò a cui la regola deve principiare è proprio l'ascolto anzitutto della parola di Dio, e poi degli scritti dei padri che ci hanno preceduto. Dunque la regola è mediazione sia della parola di Dio, sia di una tradizione che ci precede e che ci genera. Ecco, questo mi pare un altro elemento importante che ci consente anche di dilatare, di comprendere, di approfondire il senso di un camminare insieme. Non è il camminare insieme semplicemente di noi che siamo qui oggi, ma è il camminare che si inserisce in una tradizione di cui occorre custodire una memoria, che guarda anche al futuro con uno sguardo previdente e capace di profezia. E con ultima annotazione, è evidente che il discernimento comunitario non sempre, ma spesso
ha come esito delle decisioni da assumere, anche attraverso delle votazioni. Il parere si esprime anche attraverso un voto, votazioni che sono regolate e disciplinate in modo preciso. Rimane però vero che ciò a cui tende non è tanto il prevalere di una maggioranza, quanto il più possibile l'emergere di una convergenza, proprio perché il desiderio è aiutarsi vicendevolmente a discernere ciò che è meglio, non secondo il proprio punto di vista personale, ma secondo ciò che il Signore rivela attraverso il consiglio e l'ascolto reciproco. Ecco, posso dire, anche sulla base della nostra esperienza, che la dinamica capitolare funziona bene non quando conduce a decisioni sempre unanimi, spesso accade, ma non sempre e non necessariamente, ma quando il discernimento al quale si giunge, anche qualora non è da tutti condiviso, di fatto non divide la comunità, ma addirittura può confermarla, può rafforzarla nel suo vincolo fraterno. A questo punto esige di essere molto vigilanti sullo stile, sul modo, sulla qualità comunionale nella quale maturano appunto le decisioni e matura lo stesso camminare insieme. Ecco, la nostra esperienza in fondo ci insegna che non sono tanto le decisioni assunte a edificare la comunità, quanto il modo concreto in cui si è attuato il cammino comunitario per giungere a quelle decisioni. Ecco, la comunione non è soltanto l'esito finale del cammino, il suo sbocco ultimo, ma ciò che matura dentro il cammino stesso, nelle sue dinamiche, se sono vissute con sapienza umana e anche con sapienza spirituale. Adesso vi porto un'altra esperienza, un'esperienza laicale, un'esperienza che forse è più scambiabile con tanti di voi laici, conosciuta, non conosciuta, e che per me è un'esperienza vissuta a diverso livello, da quello parrocchiale, dell'appartenenza alla zona cattolica, del socio, fino ad arrivare a avere delle responsabilità maggiori. Sono stata presidente di questa diocesi della zona cattolica, in questo momento sono delegata regionale, e questo mi espone, mi rende partecipe della dinamica nazionale dell'azione cattolica, quindi dell'esperienza del Consiglio nazionale. E innanzitutto è un'esperienza che io riconosco che in quanto tale esperienza associativa è formativa di uno stile, quindi prima di smontarla in alcuni elementi che vi dirò, ritengo che l'appartenere, il camminare assieme, il condividere, il fare un'esperienza di chiesa plasma una dimensione che poi rende partecipi con un certo stile della vita della Chiesa. E più volte mi sono trovata a raccontare, a indicare, a spiegare l'azione cattolica. In questo contesto, nella quale la domanda è sulla sinodalità, mi sono interrogata su cos'è che, secondo me, la rende sinodale, capace di generare uno stile sinodale e che può essere anche un dono per tutta la Chiesa e per altri che la incontrano. Allora ho provato a smontarla in alcuni elementi, che poi sono quelli che incontriamo facendo la nostra esperienza di Chiesa e che a volte troviamo un po' a volte faraginosi, oppure a volte troviamo dei meccanismi inceppati nel nostro essere parte della vita della Chiesa. Allora mi sono chiesta che cosa nella mia esperienza associativa invece ha funzionato di più. E ho ritrovato che l'azione cattolica, nel modo in cui è, nel modo in cui definisce le sue cariche e quindi definisce, possiamo dire, il potere e l'esercizio della responsabilità, e in terzo luogo nel modo del suo funzionamento, ha dentro delle dimensioni belle che vorrei appunto raccontarvi brevemente. L'azione cattolica intanto è un soggetto che nasce circa 150 anni fa, stiamo celebrando il 150esimo quest'anno, e nasce da più soggetti, perché all'inizio c'erano i giovani, poi le donne, poi le ragazze, poi gli uomini, e poi a un certo punto si è costituito come un soggetto unitario. Nel 69 è stato fatto l'ultimo statuto, il rifacimento dell'ultimo statuto, con degli aggiornamenti nel 2003, e appunto ancora di più si è marcata questa unitarietà. E quindi c'è un presidente diocesano, ma poi opera in forza di questa diversità nella storia con altri soggetti, che sono i vicepresidenti degli adulti, i vicepresidenti dei giovani, i responsabili dei ragazzi. Questo per dire che è un soggetto capace di operare non dando a chi è in capo tutto da fare o tutto da dire, ma operando dentro una molteplicità di livelli,
dove i soggetti si completano, si integrano, camminano insieme. Quindi in questo senso è un'esperienza che aiuta, allena a generare uno stile di condivisione, di corresponsabilità proprio tra coloro che la vivono a diverso livello. Questa dimensione dice quindi una cammino insieme di diversi soggetti che non si omologano e che proprio in questo sperimentano l'essere parte del popolo di Dio e poi appunto anche una corresponsabilità diffusa, se io parlo del riferimento dei luoghi di responsabilità e di cariche associative, da statuto sono 3 anni più 3 anni, nessuno è a vita un presidente, no? E quindi questo dice che questo esercizio di responsabilità lo si assume, lo si riconsegna, quindi vuol dire allenarsi a una corresponsabilità diffusa, che poi quell'allenarsi a dire dei sì nell'ambito della nostra vita ecclesiale, che oggi ti chiede una cosa, domani te ne chiede un'altra, ma vorrebbe che i laici entrassero in gioco con uno stile di corresponsabilità capace di offrire i doni battesimali, i doni della fede, dentro una ricerca del bene comune. Ma questo stile va allenato, non è ovvio che uno impari, ritenga adatto, a volte si è timidi, ci si ritiene non adeguati, allora va allenata, la responsabilità va data, va fatta esercitare, va restituita, va distribuita. Questo mi sembra un meccanismo sano. Azione Cattolica, vivendo così, non vive per se stessa. Questa capacità di dimensione di corresponsabilità con la Chiesa nasce dalla sua stessa natura. Voi avete in mano un foglio, vi ho riportato l'articolo primo dello Statuto. L'Azione Cattolica non ha un suo fine, agisce per realizzare il fine apostolico generale della Chiesa in forma comunitaria e organica e, lo specifico suo, in diretta collaborazione con la gerarchia. Quindi vive del fine della Chiesa, lo realizza, diciamo, facendo alleanza specifica con il vescovo della Chiesa locale, quindi con la gerarchia che per noi è il vescovo, l'ordinario diocesano, e quindi si lega specificatamente a una diocesi, a un territorio, quindi vive quello che vive per altro verso, in altro modo, la vocazione il prete diocesano, quindi dentro un servizio di un territorio, quindi questa dimensione. E questa collaborazione è ciò che la va a definire nella sua specificità. Fa un po' il laico della Santa Cattolica, sembra che faccia un po' le cose che dovrebbero fare tutte. Ciò che lo anima è una specie di, dico io, carità pastorale. Poi l'ho imparata dai discorsi di Montini quando era arcivescovo all'Azione Cattolica di Milano, ma ritengo bella questa dimensione di una carità pastorale. Quindi ha questa dimensione che appunto la rende particolarmente sintonica con la missione del vescovo e la missione dei presbiteri nella diocesi, quindi per attuare e realizzare la chiesa locale nel territorio. Se questo è il suo DNA, la sua natura, questa natura poi va a configurare anche il modo in cui prende forma la struttura delle cariche, delle responsabilità. Quindi è importante che le nostre responsabilità, le nostre cariche esprimano questa natura e non che le forme di potere o di struttura viaggiano un po' a sé e poi magari non esprimono ciò che vorremmo, no? Come nascono i suoi quadri dirigenti? Io ho fatto riferimento al regolamento, al numero 10 del regolamento dello statuto, e nella sua dimensione un po' analitica però vi descrive questo meccanismo un po' da dentro, che poi è quello che secondo me la rende capace, no? di funzionare poi, come vi ho detto. Allora, nell'Azione Cattolica un'associazione delle procedure democratiche di soci che ogni 3 anni si eleggono i propri rappresentanti, che nella forma di un'assemblea celebrano un'assemblea che indica delle linee, ma deve anche eleggere delle persone. L'assemblea elegge un consiglio, che è il consiglio diocesano, che è quello che poi aiuta a definire la linea e a esprimere la dimensione di tutta l'associazione. Il consiglio diocesano, che è stato eletto dai soci, dai delegati, dei soci, poi elegge la presidenza, ma non il presidente. Quindi l'Azione Cattolica vive questa comunione con la gerarchia anche nella forma della definizione del suo presidente, che non si sceglie da sé, lo sceglie insieme. Quindi il Consiglio vota una terna. Votare è un'operazione importante. Votare vuol dire pensare, discernere,
conoscersi, stimarsi e alla fine scegliere e indicare una o un'altra persona. Esercizio che siamo sempre, che rischiamo di perdere, no? Quindi questo esercizio ha una sua efficacia se si capisce che conta, che è importante, no? Allora, il consiglio quindi deve avere questa sua dinamica interna, come dire, comunionale, per poter individuare una terna, e la terna non è fatta da chiunque prenda qualche voto, perché ci sia sempre questa dimensione che esprima una associazione. Chi va in terna deve avere il 50% più uno degli aventi diritto, o dopo un po' di scrutini, dei presenti votanti. E quindi vuol dire che deve essere sempre un esercizio comunionale per arrivare a convergere su qualche nome. Una legge della sinodalità è proprio la convergenza, no? Ma esprime tre nomi. Questi tre nomi sono consegnati all'arcivescovo, all'ordinario del luogo, o a livello nazionale al consiglio permanente della CEI, che a quel punto sceglie. Quindi vuol dire che l'associazione si ferma lì, al penultimo livello. Quindi capite che non arriva a definire tutto da se stessa, ma si consegna nelle mani di colui che esprime il punto vertice della gerarchia, quindi il vescovo. Il vescovo non può nominare fuori terna, può nominare chiunque della terna. Quindi non c'è un leader, ma ci sono persone che possono esprimere l'unità dell'associazione. Può non nominare, cioè non ritiene nessuno adeguato a quelli che sono presenti nella terna, e questo, se capita, crea una certa situazione faticosa, vuol dire che si è inceppato qualcosa, vuol dire che c'è qualche fatica. In genere devo dire che si arriva al compimento di questo esercizio con una scelta da parte dell'arcivescovo, del vescovo, di questa persona che appunto è il presidente, che quindi è di nomina, quindi è stato fino a un certo punto indicato, ma poi è nominato. Per questo il presidente diocesano è membro di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano e poi è presente in alcuni organismi, perché è un laico nominato dal vescovo e deve esprimere questa sua carica tenendo insieme le componenti che l'hanno generata, cioè un ascolto, una comunione con le linee pastorali del vescovo, perché sono quelle che fanno il fine dell'azione cattolica, sono quelle che vanno tradotte operando dentro una comunione con altri che vanno accompagnati a prendere questo indirizzo per edificare insieme la chiesa locale. Quindi è un modo di nascere di una responsabilità che tiene insieme un po' questi aspetti della sinodalità, una comunione, un camminare assieme, un esercizio democratico, un riferimento gerarchico, e non ce n'è uno che può essere tolto, non c'è un eccesso di democraticismo che premia la sinodalità o lavoreremmo meglio se non ci fosse nessuno al di là del vescovo, abbiamo bisogno tutti di tutti, ma questa dimensione è importante. L'ultimo aspetto di questa esperienza di sinodalità, che ha una natura comunionale, vive dentro un cammino che è quello che dicevo, richiamato l'articolo 1, nasce, prende forma nelle sue cariche, come vi ho detto, questo accade a tutti i livelli, nel presidente parrocchiale pure c'è a un certo punto l'indicazione dell'ordinario del luogo tramite, non in modo diretto, essendo una diocesi molto grande, del vescovo, ma l'ultima volta tramite i suoi vicari episcopali. Però volevo concentrarmi su un altro aspetto. Il modo in cui nasce questa carica poi dopo è anche un modo con il quale funziona e quindi opera. Quindi c'è una sinodalità che secondo me deve essere dall'origine, nel suo costituirsi, nel suo funzionamento, no? La sinodalità ha bisogno di processi, ha bisogno di luoghi, ha bisogno di convocazioni, ha bisogno di azioni, ha bisogno di raccogliersi. Se uno costituisce un consiglio pastorale decanale, faccio un esempio, e non lo convoca mai, che ci sia o che non ci sia, è lo stesso, no? Se noi costituiamo un organismo ma non lo facciamo mai decidere, è come non averlo. Quindi l'esercizio della sinodalità prevede che un organismo ci sia costituito e funzioni, lavori e faccia quel che deve fare. La presidenza diocesana, per dirvi un esempio abbastanza visibile e intenso, ha una frequenza settimanale. Quindi ho fatto 12 anni di presidenza, tra 6 di vicepresidente e 6 di presidente, 12 anni intensi di frequenza settimanale solo per la presidenza, e poi ovviamente ci sono anche altre dimensioni. E quindi un trovarsi assiduo come quello, immagino, di una diaconia di comunità pastorale.
ed è un trovarsi tutti assieme, quindi non è uno che fa da solo, si mette lì, scrive dei documenti, ma insieme per pensare, per progettare, discutere, confrontarsi. E questo insieme è fatto di un gruppo di circa 14 persone, 12, dipende quanti sono gli assistenti, tra uomini e donne, tra laici e preti, tra giovani e adulti, e quindi con diversi vissuti professionali, sociali. Quindi c'è una bella diversità, la sinodalità non è l'uniformità, è un convergere insieme da punti diversi per esprimere una comune tensione che ci restituisce la nostra pienezza di viverla anche con delle diversità che rimangono. Un conto un giovane, un conto un adulto, un conto un uomo, un conto una donna, un conto un laico, un conto un prete. Quindi c'è un trovarsi continuo che non lascia uguali. Quando si sta facendo qualcosa assieme, ci si trova assiduamente, ci si conosce molto bene, ci si scopre anche con i propri difetti, ci si scopre con le proprie debolezze, ma si impara anche a stimarsi per la propria dedizione, la propria disponibilità, la propria originalità. E quindi è una scuola dove questa sinodalità praticata cresce anche, cresce, fa crescere un senso di appartenenza, di comunione per la missione, sentendo la responsabilità di esserci e di dare il proprio contributo. Quando voi siete in qualche luogo, qualche responsabilità e sentite che è valorizzata, che funziona, che insieme si cammina meglio, viene voglia di esserci, non di non esserci. Questo è un elemento importante, no? E quindi questo stile facciamo un po' da motore a tutta l'associazione, che in tutti i suoi livelli è così. Poi si potrà vederla di più, in alcuni punti più rarefatti, in alcuni punti un po' a macchia di leopardo, però questo è un po' l'anima di tutto il suo agire, del suo camminare a diversi livelli, cercando di vivere quella corresponsabilità un po' contagiosa, chiamando anche altri laici a condividere e a camminare insieme per l'edificazione della Chiesa, appunto. L'ultimo sottolineato, cioè questo agire della Presidenza non è, come dire, poi sganciato dal Consiglio, risponde sempre al Consiglio, tanto per dire, il Consiglio che ha votato la Presidenza, il Consiglio che vota il bilancio, il Consiglio, quindi poi la diversità dei livelli non fa sì che ci sia un'omologazione. A volte nei nostri ambienti, vabbè, c'è un gruppo, poi un gruppo che magari fa tutto, il Consiglio pastorale, possono anche quelli che fanno le cose, possono anche quelli che partecipano alle riunioni organizzate dal parroco, e poi diventa un gruppo troppo che è stretto, su cui grava tutto, no? Dentro in questo percorso c'è la specificità dell'assistente. L'assistente, cioè il prete assistente, ha una sua presenza molto originale e importante. In questo dinamismo che è fatto anche di scelte, di indicazioni, l'assistente non ha diritto di voto, non vota, e non è il rappresentante legale. Quindi non è il punto apicale di un'organizzazione che poi vede a un certo punto il laico cedere il passo al primato del prete. Come in altre occasioni è così nella comunità pastorale, nella parrocchia, il rappresentante legale e il punto ultimo è giustamente il parroco, no? Quindi un'associazione di laici in cui c'è una presenza dei presbiteri, e sono importantissimi perché rappresentano l'arcivescovo, quindi aiutano a custodire quel legame di comunione che è l'anima di tutto questo movimento. E quindi c'è un'intesa profonda che va coltivata, cercata, ricevuta nella parola, scambiata nella condivisione del magistero anche locale, del vescovo, che con il riferimento al presbitero trova un punto importante di coltivazione e di crescita, e quindi aiuta anche nelle indicazioni, nella direzione spirituale che deve animare il cammino associativo. Quindi con l'assistente si coltivano queste dimensioni profonde, però poi appunto nell'esercizio dei compiti, i compiti sono e restano diversi. Per concludere, questa esperienza che dicevo all'inizio per me è un'esperienza vissuta a tanti livelli, l'ho vista accadere a tanti livelli, da un consiglio diocesano a un consiglio nazionale, ne ho viste le fatiche ma anche la dimensione virtuosa. Ritengo che questi elementi tutti insieme sono costitutivi della sinodalità, cioè questa comunionalità, questo modo di crescere della responsabilità, questo scambiarla e esercitarla. E questo per me è stata un'esperienza ricca, perché mi pare che proprio tutti insieme così li ho vissuti solo lì,
e poi in altri livelli di chiesa, dove ho vissuto altre ricchezze, ho potuto scambiare questa dimensione. Il mio contributo è di carattere testimoniale, anche se cercherò in questo racconto di riprendere alcuni dei temi affrontati nei precedenti incontri, facendoli proprio un po' reagire con elementi esperienziali. Mi riferisco a tre esperienze a cui ho avuto modo di partecipare. Intendo accennare innanzitutto all'esperienza delle assemblee del Sinodo dei Vescovi, che in genere nell'immaginario collettivo sono un po' la prima realtà che viene in mente quando si parla di sinodalità, soprattutto per il riferimento che ad esse fanno i media, come nel caso dei due sinodi sulla famiglia. Inoltre desidero accennare al lavoro del consiglio pastorale diocesano e quello presbiterale, per il quale svolgo il compito di delegato dell'arcivescovo. Inizio dalla prima esperienza. Sono stato dal 2005 al 2014 membro della segreteria del Sinodo dei Vescovi, che è quell'organismo che presiede non solo alla celebrazione delle diverse assemblee sinodali, ma si preoccupa di prepararle, di accompagnarle, di curarne la ricezione. Sono stati anni per me davvero interessanti, arricchenti, sia dal punto di vista umano che ecclesiale. Ho avuto la grazia di partecipare come adiutor, si dice tecnicamente, che normalmente viene tradotto con esperto, ma che io preferirei tradurre con badilante, perché sono quei lavori che si fanno un po' dietro le quinte per cercare di aiutare i padri sinodali a vivere la loro esperienza. Quattro assemblee, quella del 2005 sulla Eucaristia, sulla Parola di Dio nel 2008, sul Medio Oriente, è stata veramente un'esperienza fortissima questa del 2010, e sulla Nuova Evangelizzazione nel 2012. A questo proposito vorrei raccontarvi alcune cose che ho imparato, che mi aiutano a capire cosa sia in concreto una chiesa sinodale. Penso che si possa considerare il Sinodo dei Vescovi, le assemblee sinodali, che si celebrano in genere ogni 2-3 anni, come espressioni paradigmatiche della sinodalità della Chiesa nel suo insieme, cioè nel suo essere una, cattolica, universale. Queste assemblee non sono solo momenti puntuali di Chiesa, ma appaiono anche come indicatori di quello che anche la Chiesa nella sua dimensione particolare è chiamata ad essere. In questo senso ha ragione San Giovanni Crisostomo quando dice che la parola sinodo è sinonimo della parola Chiesa, convocati, chiamati insieme per camminare insieme. Il Sinodo dei Vescovi si presenta come struttura stabile di consiglio nella Chiesa. Viene introdotto nella forma attuale dal Beato Paolo VI nel 1965, in corso della celebrazione del Concilio Vaticano II. E in questo senso è una delle espressioni dello spirito proprio dell'Assise Vaticana. Paolo VI aveva in mente di trovare nel Sinodo un consiglio permanente dei Vescovi per la Chiesa universale. Papa Francesco, commemorando durante l'Assemblea Ordinaria sulla Famiglia del 2015 il 50° della sua istituzione, ha detto che il Sinodo dei Vescovi è una delle eredità più preziose dell'ultima Assise conciliare, ricordando che per il Beato Paolo VI il Sinodo dei Vescovi doveva riproporre l'immagine del concilio ecumenico e rifletterne lo spirito e il metodo. Il suo compito può essere identificato in questo modo: promuovere la comunione episcopale, favorendo una stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, fornire al Vescovo di Roma l'aiuto nella missione di pastore universale della Chiesa e offrire al Romano Pontefice un valido contributo nello studio dei problemi riguardanti l'attività della Chiesa in tutto il mondo. Il Sinodo dei Vescovi deve essere compreso come espressione e strumento del collegio episcopale. Il Sinodo, infatti, è comprensibile innanzitutto in rapporto alla comunione tra tutti i Vescovi, in quanto successori degli Apostoli. Si tratta di quella comunione che avviene cum Petro ed sub Petro. Papa Francesco, nel discorso citato, afferma che il Sinodo dei Vescovi è espressione della collegialità episcopale all'interno di una Chiesa
tutta sinodale. Il sinodo dei vescovi è uno strumento, quindi, che esprime la Chiesa come mistero di comunione gerarchicamente ordinata, come dice Lumen Gentium dal 20 al 22. Proprio per questo il rapporto tra i vescovi di tutte le assemblee sinodali, anche in quelle diocesane, si configurano non come riunioni parlamentari, ma come prolungamento dell'assemblea eucaristica, proprio per questo riferimento alla figura dei vescovi. Assemblea eucaristica che è fonte, culmine della vita e della missione della Chiesa. È interessante che l'assemblea del sinodo sia poi di fatto segnata molto dalla preghiera e dalle celebrazioni eucaristiche. Senza collegialità non c'è sinodo a nessun livello, ci sono solo riunioni. All'assemblea del sinodo dei vescovi partecipano diverse componenti dell'episcopato, ma non solo. I membri della curia romana, prefetti, segretari, capi di dicastero, i delegati di tutte le conferenze episcopali del mondo, i delegati dell'Unione dei Superiori Maggiori, dei religiosi e a volte anche rappresentanti di realtà ecclesiali di origine carismatica. Queste ultime fanno parte di una serie di nomine direttamente fatte dal Papa. È interessante notare che questi padri sinodali non sono tanto rappresentanti in senso stretto degli altri vescovi che rimangono a casa. Infatti non giungono al sinodo con un pacchetto di voti da spendere nelle varie decisioni. Essi sono piuttosto degli inviati dalle conferenze episcopali perché possano portare come contributo innanzitutto l'esperienza, la riflessione, la prassi presente nelle proprie diocesi. Ciascuno è chiamato ad essere presente come testimone di una comunione in atto nel popolo di Dio di cui sono pastori. A questi padri sinodali poi si aggiungono anche i cosiddetti uditori, che in realtà sono molto di più che uditori, sono degli invitati provenienti da significative realtà di carattere carismatico, riguardanti in genere il tema che viene trattato dal sinodo in quell'assemblea. È interessante che negli ultimi anni questi membri siano stati spesso donne, laiche o consacrate. Anche se non hanno diritto di voto sulle proposiziones che poi vengono offerte al Papa, tuttavia partecipano a tutto l'itinerario del Sinodo, compresi circoli minori dove vengono elaborate le proposte. Lo stesso coinvolgimento è dato anche ai membri di chiese e di altre confessioni cristiane che vengono chiamati a seguire tutti i lavori del Sinodo, quindi c'è una dimensione anche profondamente ecumenica. Il Sinodo dunque implica che i vescovi siano un vero e proprio collegio, e il Sinodo tuttavia presuppone anche il riconoscimento del popolo di Dio come popolo di battezzati in cui si danno vocazioni, stati di vita diversi, battezzati che possiedono il senso della fede, animati dai carismi che lo Spirito Santo non fa mai mancare alla sua Chiesa in cammino. Ritorneremo su questo proprio riguardo al Consiglio pastorale. Non entro in merito alle varie fasi di svolgimento del Sinodo per soffermarmi invece su quello che mi ha colpito maggiormente. Innanzitutto l'ascolto vicendevole che i vescovi e tutti i partecipanti mettono in atto, sia a livello di plenaria sia a livello dei circoli minori. È interessante che ciascuno debba in plenaria limitare il suo intervento all'essenziale, poi nei circoli minori si approfondisce ulteriormente, ma in plenaria si interviene con un pensiero, si racconta una prassi, si condivide una preoccupazione emersa nella propria chiesa particolare. Il tempo è rigorosamente stabilito, proprio per poter permettere a tutti, non solo ai padri, ma anche agli invitati, agli ospiti, di intervenire, non si può superare i 3 o 5 minuti a seconda delle circostanze. Questo è fondamentale perché costringe alla sintesi, a sottolineare subito quello che sta a cuore. Dopo i minuti stabiliti, semplicemente il microfono si spegne. Ho visto togliere la parola a cardinali di primo ordine, senza nessuna eccezione, passati i 3 minuti. L'unica eccezione evidentemente è fatto per il Papa, che invece può parlare quando vuole, in ogni circostanza.
Un'altra esperienza molto bella è quella dei cosiddetti appunto circoli minori, piccoli gruppi tra tutti presenti al sinodo, in cui appunto si approfondiscono i temi. Qui davvero ciascuno è chiamato a narrarsi, a dire la propria opinione, a dire le ragioni del proprio pensiero e della propria prassi. Ciascuno deve cercare di capire il racconto dell'altro, le ragioni dell'altro, avvicinandosi il più possibile gli uni agli altri per arrivare a formulare le proposte condivise con cui si intende consigliare il Papa. Non si tratta di far prevalere la propria opinione su quella degli altri, ma di procedere con un ascolto sempre più condiviso fino a maturare il consenso in plenaria. Il criterio che viene messo in atto è dunque duplice, quello della testimonianza, della narrazione, e quello di individuare convergenze significative. La bellezza del sinodo è sempre quello dell'ascolto di ciò che le varie chiese nel mondo raccontano sulla loro vita concreta. Ricordo ad esempio la testimonianza fatta dai vescovi del Medio Oriente sulla fedeltà con cui i fedeli si recano a messa la domenica, sapendo che questo può discriminarli nella loro società e a volte addirittura mettere a repentaglio persino la loro vita. Infine vorrei ricordare un episodio che mi ha fatto capire cosa voglia dire in concreto questa prassi. Arrivati alla fine di un sinodo, si trattava ormai di votare le proposte da sottoporre al Papa, perché da esse potesse trarre l'esortazione apostolica sinodale, come avviene. Come sapete, una proposizione per essere presentata al Papa deve essere approvata da almeno 2/3 dei padri sinodali. Ricordo che una volta, in cui le prime proposizioni sembravano venire approvate intorno all'85% dei voti, poi di fatto divenne evidente l'unanimità. Ma quindi di per sé questo 85% dei votanti era già molto al di sopra dei 2/3 richiesti, ma tra i membri della segreteria sentivo qualcuno dire: così non va bene, non è un buon segno. Io lo guardai un po' stupito, perché a me invece sembravano degli ottimi risultati. Ma lui mi rispose che il sinodo ha proprio il compito di tendere alla unanimità. Anche quando non la si raggiunge, l'importante è che si esprima questo desiderio di arrivare ad una condivisione sempre più grande. Il processo sinodale è un processo di ricerca e di confronto appassionato perché si manifesti l'unità della Chiesa in cammino, appunto, sinodos. Ma Papa Francesco ha ragione nell'affermare che il livello ultimo della sinodalità, ossia il sinodo dei vescovi, come espressione della collegialità, ha bisogno, per la sua efficacia, e quindi anche per la sua stessa natura, che siano attive le forme di sinodalità sul territorio, nella Chiesa particolare. I vescovi, che formano il collegio episcopale, sono pastori di quelle porzioni di popolo di Dio che sono loro affidate. E qui ci soffermiamo in particolare sul Consiglio Pastorale Diocesano, con un accenno anche al presbiterale. Dice Papa Francesco ancora nel suo discorso in occasione del 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi: soltanto nella misura in cui questi organismi rimangono connessi con il basso, a partire e partono dalla gente, dai problemi di ogni giorno, può incominciare a prendere forma una Chiesa sinodale. Tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono essere valorizzati come occasione di ascolto e di condivisione. Così Papa Francesco. È interessante che il Papa rilevi anche con realismo la difficoltà di questi organismi, e sappiamo anche che certe fatiche si sono riscontrate ben presto nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, come documenta la letteratura sull'argomento già negli anni 70. Ed è altrettanto significativo che Papa Francesco richiami alla necessità che essi siano luoghi di ascolto, di condivisione. Invece, nella misura in cui questi luoghi diventano luoghi solo di strategia per far passare la linea di un gruppo su un altro,
allora si irrigidiscono, si aprono alla deriva della inautenticità e soprattutto stancano molto presto coloro che vi partecipano. E il sintomo è la disaffezione a queste realtà. Devo dire che l'esperienza che ho fatto in questi 3 anni, sia per il consiglio pastorale che per il presbiterale, è stata per me molto positiva ed una bella occasione di crescita, soprattutto grazie alla dinamicità della giunta e dei suoi 2 segretari. Mi sembra che il segreto di tutto stia nel prendere seriamente in considerazione quanto affermato dal Concilio Vaticano II, soprattutto nella Lumen Gentium, al numero 12, che io vi consiglio caldamente di andare a rileggere. Certamente poi è un testo che viene approfondito dalla teologia e anche dal magistero successivo. Si tratta del punto dove il Concilio parla del munus profetico del popolo di Dio. Qui troviamo il fondamento di questo convenire nei vari consigli pastorali. In effetti, ad esempio, attraverso la testimonianza dei membri del consiglio pastorale diocesano, si deve esprimere il popolo dei battezzati, segnati dal crisma dello Spirito, e che partecipano alla celebrazione eucaristica per essere edificati come corpo di Cristo. La consultazione dei fedeli, chiamati a consigliare i pastori, è possibile proprio in forza della iniziazione cristiana, con cui ci viene dato il senso della fede, il sensus fidei, ossia quella sensibilità come una sorta di istinto spirituale che ci permette di cogliere quanto in ambito di fede corrisponda o meno alla verità evangelica. Questa sensibilità è propria del singolo fedele, ma è anche proprio della partecipazione al senso di tutta la Chiesa, al sensus ecclesiae. Questa sensibilità non ha solo il compito di renderci capaci di capire se ciò che sentiamo, vediamo, facciamo sia conforme alla fede, ma serve anche per affrontare situazioni nuove, soprattutto quando la Chiesa deve mettere in atto un importante discernimento su una situazione inedita da affrontare. Nello stesso punto di Lumen Gentium 12 si dice che la dimensione profetica si esprime attraverso i doni carismatici. Questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, dice il numero 12 di Lumen Gentium, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Pertanto, i pastori che hanno il compito di guidare, santificare, insegnare nella Chiesa non hanno di fronte a sé un popolo passivo, dei clienti, ma cristiani dotati di sensus fidei e di carismi per l'edificazione comune. Per questo i pastori, per esercitare il proprio ministero, hanno il compito di consultare i fedeli, laici, presbiteri, consacrati. Certo, sensus fidei, carismi, non sono un automatismo nella vita della Chiesa. Si possono avere questi doni senza renderli fecondi. Chi vive la Chiesa, chi approfondisce la comunione, allora rende vivo in sé il sensus fidei, esercita i carismi personali o condivisi per l'edificazione comune. Questo mi sembra il senso del grande lavoro che ogni sessione del Consiglio Pastorale richiede, a partire dalla commissione che istruisce il tema da approfondire, richiesto dall'Arcivescovo, producendo la traccia di lavoro. I consiglieri poi hanno l'impegno di prepararsi, di documentarsi, ascoltando il territorio da cui provengono, le parrocchie, i consigli pastorali, parrocchiali, soprattutto quelli decanali, le comunità in cui sono inseriti, le comunità di vita consacrata e le realtà dell'associazione dei movimenti. Una fase sempre molto delicata è la celebrazione del consiglio. A volte c'è un momento di formazione, di approfondimento del tema, in cui si invita magari anche un esperto, come è capitato l'ultima volta. Poi c'è sempre la comunicazione degli incontri di zona dei consiglieri, dove già c'è stata una condivisione dei dati, delle riflessioni. E infine c'è il dibattito. La realtà su cui stiamo crescendo e su cui penso occorrerà crescere ulteriormente è il momento dell'intervento dei consiglieri. Qui si vede la capacità di un lavoro comune,
cioè se cresciamo come soggetto di comunione, oppure dove ciascuno semplicemente dice quello che ha già preparato, senza tener conto del processo che è in atto in quel momento nel nostro camminare insieme. I momenti più belli del consiglio sono proprio l'intreccio di testimonianze dove ciascuno approfondisce e arricchisce l'intervento dell'altro, magari modificando quello che lui si era in precedenza preparato, proprio per assecondare quanto sta maturando nel lavoro comune, fino ad arrivare al frutto del discernimento, che è appunto questo, direbbe San Paolo, questo idem sapite, imparare a sentire insieme, a vedere insieme quel problema e quindi a convergere in suggerimenti condivisi. Per il consiglio presbiterale la dinamica è un po' la stessa. Particolarmente importante risulta essere, a mio avviso, il fatto che il consiglio presbiterale si concepisca sempre più come espressione non tanto dei singoli presbiteri isolati, ma come momento espressivo dell'essere un unico presbiterio, dove ci sono preti anziani, giovani, parroci, vicari, sacerdoti incaricati magari di particolari uffici nella curia, eccetera. Trovo molto bello che nel consiglio presbiterale partecipino anche i religiosi presbiteri. Essi, nel momento in cui risiedono nel territorio della diocesi, appartengono a questo presbiterio e possono contribuire, oltre che imparare molto, alla crescita della vita diocesana, proprio mettendo a disposizione di tutti la propria esperienza presbiterale segnata da un carisma peculiare, imparando sempre gli uni dagli altri. Rimane poi il tema della ricezione dei lavori consigliari, che spesso si vorrebbe poter riscontrare maggiormente. A volte ci si lamenta, ma sembra che non cambia niente, cosa serve tutto il lavoro che abbiamo fatto? In realtà, per quanto io ho potuto constatare in questi anni, l'aiuto che viene dai lavori dei due consigli è molto più ampio di quanto non sia immediatamente verificabile. Il vescovo risulta consigliato sia dal racconto dei vissuti dei fedeli, dalle testimonianze, sia dal confronto che cerca di trovare punti di convergenza significativi su cui impegnare la vita della diocesi. Talvolta dalle riflessioni emerse sono nati anche documenti molto significativi, ad esempio nel caso del presbiterale, quando si è fatto l'incontro sulle esequie oppure sulla povertà del clero. Altre volte il contributo è più indiretto e rientra, attraverso le scelte, il magistero dell'arcivescovo, in analogia a quello che fa il Papa con le proposizioni del Sinodo. Ma direi, in chiusura, che l'esito più evidente nell'esercitare il sensus fidei e nel mettere in gioco i propri carismi, come anche nel vivere ed esprimere il proprio essere parte di un unico presbiterio, è la cresciuta consapevolezza di essere membra gli uni degli altri, di quella porzione del popolo di Dio che vive in questo territorio e che si raduna intorno al suo vescovo, pastore e guida, segno di unità di tutta la Chiesa in cammino.